Sì, buongiorno, buongiorno da Varsavia, io mi trovo all'Expo di Varsavia, un grande padiglione che è stato convertito in fretta e in furia in un grande centro di accoglienza. Vedete alle mie spalle queste persone, uomini, donne, soprattutto donne e bambini e anziani che stanno per partire per l'Italia. Queste persone saranno al bordo del primo volo umanitario di Caritas italiana che partirà intorno alle 15. Si tratta di un volo charter diretto a Roma Fiumicino. È il primo volo umanitario di Caritas italiana in collaborazione con la ONG spagnola Open Arms. Vedete, qui c'è una fila di donne ucraine. Al desk ci sono i ragazzi di Caritas italiana perché qui ci si registra per fare richiesta del volo per arrivare in Italia. Domani ci sarà il secondo volo umanitario proprio da Varsavia verso Roma Fiumicino, altre 200 persone. Si calcola che in questi primi tre giorni arriveranno in Italia, grazie ai voli della Chiesa italiana, circa 600 profughi ucraini. Vedete, i ragazzi di Caritas italiano stanno lavorando H24 per accogliere tutte le richieste di chi vuole arrivare nel nostro paese in fuga dalle bombe. Ad accogliere ci saranno 40 diocesi italiane che faranno un lavoro straordinario di accoglienza e di integrazione di queste persone che stanno scappando dalla guerra. È tutto qui da Varsavia, vola linea.